Buongiorno, ringrazio il collega Marco Santoro per l'invito a fare delle pillole per il portale MusicOff. Pillole che hanno l'obiettivo di integrare l'insegnamento normalmente fatto da illustri colleghi in ambito di formazione sull'argomento canto e che possono essere di utilità sia ai docenti che agli allievi. Il primo tema che vorrei affrontare oggi è un tema che io definisco la base, e per base intendo qualcosa che è nella parte bassa, cioè i nostri piedi, o meglio le nostre scarpe. Tornerò sulla parola scarpa fra qualche minuto, perché c'è una piccola premessa che devo fare. Quello che è successo, diciamo, nella seconda metà del Novecento, quindi idealmente dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stato che c'è stato un fenomeno di grande cementificazione, per cui quello che è successo è che la nostra deambulazione è diventata sempre di più solo e soltanto su una superficie dura e non più su un terreno sconnesso o comunque morbido come è stato in tutti i secoli precedenti. Questo tipo di habitat nel quale ci siamo mossi ha avuto un impatto molto forte su tutta una serie di nostre consuetudini, ma c'è un secondo fatto che accade più o meno intorno alla seconda metà degli anni 80, e cioè la nascita di scarpe piatte, diciamo quelle che volgarmente vengono definite sneakers, e che vengono sempre più portate da tutti i ragazzi a partire fin dall'infanzia, se non la preadolescenza e l'adolescenza. Ora, quello che io noto spessissimo, anche banalmente guardandomi in giro per la strada, quindi non solo per quanto riguarda il tema dei cantanti, ma un po' tutti, e per tutti intendo queste generazioni che appunto sono nate fra la fine degli anni 70 e diciamo il 2000, perché io di solito vedo persone che ormai sono in zona maggiore età, è che indossando questo tipo di scarpa hanno, come posso dire, introiettato una postura che è assolutamente innaturale, ribadisco innaturale, rispetto a quella che è la postura stabile dell'essere umano nell'evoluzione della specie che abbiamo vissuto sia precedentemente che poi proprio come Homo sapiens, cioè dire una postura in cui, come vedete, io non ho delle scarpe piatte o delle scarpe da running, una postura con le ginocchia arretrate completamente indietro, il peso sul tallone e ovviamente con una tensione dei dorsali bassi che è obbligata, anche perché se non ci fosse questo ovviamente mi potrebbe accadere indietro, ok? È chiaro che se io questo tipo di postura la utilizzo come postura di base fin da un'età, appunto quella che potrebbe essere della preadolescenza, cioè quando il nostro corpo comincia a trasformarsi per diventare il corpo dell'adulto che saremo, è ovvio che una volta che siamo, nel momento in cui siamo diventati adulti, ci troveremo ad aver fatta nostra una postura innaturale senza più renderci conto di quella che è la poca funzionalità, per quanto riguarda in questo caso poi l'attività fonatoria, quindi l'attività di cantante, questa postura che appunto genera degli effetti di tipo negativo. Allora, io oggi vi farò vedere un piccolo esercizietto da fare a casa, mi avvarrò della collaborazione del collega Marco Santoro, che posizionerò in un certo modo sfruttando degli oggetti molto semplici. E adesso chiamo Marco a venire qua al mio fianco e vi faccio vedere l'esercizio da fare. Quello che non manca mai nell'armamentario di un cantante è una bottiglietta d'acqua, ok? Allora, a me oggi non interessa, anzi a noi non interessa la bottiglietta, ma il tappino. Quindi io uno ce l'ho già qua, ne prendo un altro, ok? Perfetto. Ripongo la bottiglietta prima di rovesciarla. E vado a posizionare questi due tappini sotto il centro del tallone di Marco. Uno e due. Fatto questo, io vado a fargli piegare leggermente le ginocchia, tutte e due, ok? E gli faccio fare una retroversione del bacino, quindi questo, ok? Quindi con l'avanzamento delle pelvi, per favore, ok? Da questa posizione, che apparentemente può sembrare innaturale per uno che è abituato a stare invece tutto appoggiato indietro, lo faccio performare,
Ok, come vedete è una posizione decisamente più funzionale. Sarebbe anche giusto che la testa arretrasse un pelo verso la mia mano. Perfetto, così. A quel punto io lo faccio cantare e lo faccio cantare per 3-4 minuti. Non lo voglio fare qua, il motivo per cui non lo faccio è semplicissimo. Perché il tipo di registrazione che potrebbe esserci qua potrebbe falsare il risultato acustico. Quindi è un'esperienza che vorrei che faceste voi direttamente. Una volta che l'ho fatto performare per 3-4 minuti, ok, lo faccio scendere e riposizionare nella posizione di prima. Quindi vai avanti, scendi dal tappo, ok, ti rimetti col ginocchio bloccato indietro, per favore, ok, perfetto, e con il peso sul tallone. A questo punto chiunque percepisce una maggiore difficoltà, quindi ritornando sopra sui tappini, ok, e riposizionandosi in modo corretto, perfetto, col ginocchio leggermente flesso, si ritorna a percepire una maggiore facilità. Ne consegue che a quel punto è abbastanza normale che uno vada a ricercare questo tipo di posizione, che può fare tranquillamente anche senza la presenza del tappino, che in realtà ci alza di un centimetro e mezzo, non è che ci alzi tantissimo. Provate a farlo a casa e vedrete che avrete subito dei grandi benefici. Fatemi poi sapere com'è andata. Grazie, ciao!